Allora, bentornati. A Roma si vota per l'elezione del nuovo sindaco della città e per il rinnovo del Consiglio Comunale. Noi da oggi inauguriamo gli spazi elettorali del Comune di Roma, diciamo così, per queste elezioni amministrative. Lo facciamo con Marcello De Vito, che è candidato del Movimento 5 Stelle a sindaco di Roma. Buongiorno, avvocato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E ben arrivato. Allora, non l'abbiamo con noi, ma la scheda elettorale che si troveranno davanti agli elettori è 1,20 m per 19 candidati e 40 liste collegate che, insomma, finiranno per disorientare un po', cioè il rischio del disorientamento per gli elettori esiste. Allora, lei, 38enne, tifoso della Roma, lo dico incidentalmente, ma c'è che, insomma, non ce ne vergogniamo. Appunto, no, per carità, ci mancherebbe altro. In che posizione è lei in questo lenzuolo di candidature? Se non vado errato, siamo all'ottava posizione. Nell'ottava posizione. Lei ritiene che, insomma, sia normale presentare una... È il bello della democrazia, se vogliamo, però, insomma, non è un po' troppo? Può darsi. Noi, diciamo, ci presentiamo con una lista sola, quindi non con tanti apparentamenti. Senta, noi contrassegniamo questa intervista e anche le prossime agli altri candidati con dei numeri, questo per aiutare anche gli elettori a orientarsi all'interno delle proposte. Il primo numero è il 917. 917 è la media di quanto versato in euro da parte dei romani sull'imposta dell'IMU complessiva, quindi non soltanto la prima casa, ma anche la seconda casa, i capannoni eventuali, eccetera. La fonte è del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Lei è a favore dell'imposta, dell'abolizione dell'imposta sulla prima casa, e venerdì il governo dovrebbe sospendere la rata, così come è stato annunciato da Letta. Ma lei come ridurrebbe l'imposta e da dove poi trarrebbe i soldi, che una parte dei quali finirebbero nelle casse del Comune, quindi nelle casse del Comune di Roma? Innanzitutto è previsto nel nostro programma nazionale, quindi abbiamo previsto l'abolizione dell'IMU sulla prima casa. Poco credibile la proposta fatta in sede preelettorale dal sindaco Alemanno, dopo che l'IMU è stata approvata dal suo partito, dal PDL, e dopo che ha alzato le aliquote addizionali del Comune di Roma praticamente ai massimi. Per quanto ci riguarda, sappiamo dove dobbiamo intervenire, nel senso che il Comune di Roma è un comune che spende moltissimo, ha un bilancio di quasi 10 miliardi e una spesa corrente superiore ai 5 miliardi. In questa spesa ci sono veramente moltissimi sprechi, moltissimi costi inutili, quindi andremo principalmente a ridurre questi. Spesso abbiamo parlato delle 81 società partecipate di cui il Comune di Roma è titolare, quindi una miriade di consigli di amministrazione, diciamo di posti d'oro, quindi andremo a tagliare principalmente su questi, ma anche sui municipi. Ci sono stati consiglieri municipali che si sono fatti pagare spese di trasporto per decine di migliaia di euro, quindi andremo a tagliare su tutti questi sprechi, sui costi dei manager, alcuni di questi costano 600.000 euro, quindi applicheremo il nostro tetto previsto a livello nazionale, il rapporto 1 a 12, se il primo guadagna 1.000, il più alto dovrà accontentarsi di guadagnare 12.000 euro al mese. Quindi taglieremo i tanti sprechi che ci sono nel Comune di Roma, con i nostri tecnici li abbiamo individuati, e questo per reinvestirli, tra virgolette, in riduzione delle imposte municipali. Il secondo numero che proponiamo a lei e a chi ci sta guardando da casa è il numero 12. 12 è la percentuale dei disoccupati di Roma, che è un po' più alta della media nazionale, che si attesta poco al di sopra dell'11%, che è già una media elevatissima, tra le più alte d'Europa. Una volta era inverso, cioè la proporzione, la media romana era inferiore a quella nazionale. Lei propone per i disoccupati da almeno 6 mesi un reddito di cittadinanza che andrebbe tra i 400 e i 700 euro al mese. Ma da dove li tirerebbe fuori questi soldi? Anche questo opereremo, devo dare atto di questo, che il sindaco Alemanno ha operato una, tra le poche cose positive fatte, ha operato una riduzione degli sprechi. Anche in questo caso dobbiamo andare a tagliare su questi costi inutili che ha il Comune di Roma. Abbiamo visto con i nostri tecnici possiamo effettuare dei risparmi di spesa pari al 10%, quindi andremo ad operare dei drastici tagli anche per quanto riguarda l'erogazione dei servizi. Il Comune di Roma può operare un risparmio pari al 60-70%, li paga praticamente il triplo. Si tratta di reinternalizzare i dipendenti delle cooperative, che a quel punto costerebbero 6, 7, 8 euro l'ora anziché 20 euro l'ora, che è quanto attualmente paghiamo. Senta, ma lei come immagina di erogare questo denaro? In forma di
con un assegno vero e proprio oppure con una detrazione fiscale? Esattamente, saranno detrazioni fiscali oppure esenzioni dal pagamento di servizi, asili nido, trasporti, utenze. Ho capito. Allora, un altro numero che le proponiamo, avvocato, è questo. 6 milioni è una fonte che ci arriva, la cifra è una fonte che ci arriva da una fonte che è l'ente bilaterale del turismo del Lazio. È il numero dei turisti che sono arrivati a Roma nel 2011 ed è una cifra che può sembrare alta, ma in realtà pone Roma al 18° posto al mondo. Roma è caput mundi, però insomma per quello che riguarda il turismo non è esattamente giustissimo, così. Giustissimo, le rettifico anche un po' la cifra, perché in realtà i turisti sono 11,6 milioni, però sono metà italiani e metà stranieri, ma è comunque una cifra bassa, anche se a livello percentuale sta leggermente crescendo. Purtuttavia il resto del mondo cresce molto più di noi. Perché? Perché non interveniamo adeguatamente su questo settore? Non va in questa direzione neppure la proposta che ha fatto il senatore Marino, anzi va nella direzione opposta. Peraltro senatore Marino ha preso il suo stipendio da senatore, a quanto ci risulta, se non è vero smentisca. Lui ha proposto di mettere 5 euro. Glielo chiederemo. 5 euro a biglietto per gli stranieri, cosa che oltre che impraticabile, si immagini lei l'edicolante che deve distinguere fra un turista e un italiano, è cosa praticamente impossibile, o anche un italiano che non è di Roma, cosa praticamente impossibile, va a deprimere questo settore. Che cosa dobbiamo fare? Allora, Roma innanzitutto deve esercitare la sua delega al turismo, che gli è stata riservata dai decreti per Roma Capitale. Noi siamo dell'idea anche di creare un assessorato ad hoc utilizzare una parte dei proventi della tassa di soggiorno per promuovere proprio il marchio, il brand Roma, Roma Capitale del turismo nel mondo. Altra cosa, il decoro del centro storico, dobbiamo migliorare appunto il decoro, quindi aumentare la presenza dei vigili sulle strade, questo anche per portare guerra all'abusivismo che, diciamo, oltre che non essere positivo per quanto riguarda appunto i fini turistici, leva anche del fatturato ai commercianti dell'ordine del 30%. Nel 2012 abbiamo avuto una chiusura di 7.000 esercizi commerciali. Altra cosa, i trasporti. Il trasporto pubblico locale, le do anch'io un numero, è pari soltanto al 28%. Nelle altre capitali europee si attesta fra il 50% e il 70%. Quindi dobbiamo lavorare molto su questo, migliorare la qualità del trasporto. L'azienda pubblica ATAC è stata mal ridotta. Questo ci consentirà poi anche una progressiva pedonalizzazione del centro storico. Noi cominceremo dalla zona dei Fori Imperiali, come abbiamo già detto, quindi il Colosseo e via dei Fori Imperiali, creando un grandissimo museo archeologico a cielo aperto. E rendendo quindi Roma più appetibile. Lo sa che su una storia del genere il sindaco di Napoli sta rischiando di rimetterci la poltrona? Perché ha pedonalizzato gran parte del centro della città e con le proteste di tutti i cittadini lo stanno costringendo a fare il retromarcia. Sono stato recentemente nella zona della Villa Comunale e vedrà che è molto più bella. Mi piace di più, però dobbiamo puntare soprattutto al turismo e a far risalire Roma, che la scorsa settimana è stata superata da Istanbul e da un terzo. Un terzo dei turisti di Berlino, una cosa incredibile. Cioè, io penso che Roma sia un pochino più bella di Berlino, quindi dobbiamo farla risalire in questa classifica. Senta, le fornisco un altro numero, visto che lei parlava di trasporti pubblici. 14 sono i giorni che in media un romano passa nel proverbiale traffico della capitale, bloccato. 14 giorni della sua vita buttati nel traffico della capitale. Ora, adesso ci sono gli internazionali di tennis a Roma, che è un appuntamento fantastico, importante, ma chiunque abiti nella zona nord di Roma sa che cosa vuol dire in termini di traffico. Le ricordo che l'apertura di un centro commerciale di apparecchi digitali, fotografie, eccetera, paralizzò Roma fino al raccordo anulare. Questa è una cosa incredibile, una perdita di tempo libero, ma anche di produzione. Questo comporta anche una perdita di fatturato, di PIL. Questo perché Roma viene da 40 anni di politiche sulla mobilità sbagliate, che ci hanno spinto, appunto, come dicevamo prima, soltanto ad utilizzare l'auto. 390.000 sono le auto che girano nell'orario di punta, soprattutto abbiamo 180 morti all'anno. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo spingere, migliorare la qualità del trasporto pubblico locale. Abbiamo visto che scavare a Roma è difficile, che la metro C è costata tanto, 3,5 miliardi,
quindi 350 milioni a chilometro, nelle altre capitali europee costa 150-170 a chilometro. Di questo prendo atto, che mi hanno dato ragione anche Alemanno e Marchini, quindi sì. Dobbiamo creare un concetto di mobilità diverso, e metropolitane di superficie, metropolitane leggere, ci sono alcune ferrovie che devono essere convertite in metropolitane di superficie, ad esempio la Roma-Viterbo è la seconda peggior ferrovia d'Italia, non so se lei l'ha mai presa, sì, la Roma, sì, ahimè. La Roma-Ostia, quindi queste devono essere convertite in metropolitane di superficie, dobbiamo utilizzare molto di più i tram, nel 1929 avevamo 450 chilometri di tram, li abbiamo smantellati. E poi puntare un altro tipo di mobilità, la mobilità ciclabile. A Roma esiste il cosiddetto City Plan, il piano quadro della ciclabilità, che prevede la realizzazione di centinaia di chilometri di piste ciclabili entro il 2020. Questo lo anticiperemo, quindi lo metteremo nel programma triennale dei lavori pubblici. A Roma ci sono 200.000 persone pronte a muoversi in bici. E poi dobbiamo pian piano trasformare Roma in una cosiddetta Smart City. Quindi introdurre l'utilizzo di quelli che si chiamano semafori intelligenti, che molte capitali europee utilizzano e che sono in grado di regolare i flussi di traffico, determinando anche una progressiva decongestione pari al 3-4%. Consideri che se la riducessimo del 10% raddoppieremmo la velocità, che in questo momento a Roma è 10 km all'ora, nelle capitali europee è al 16-17. E poi anche il bike sharing e il car sharing. Senta, io le vorrei fare tante altre domande, purtroppo, però il tempo, come dicono i pessimi conduttori, è tiranno e io la devo chiudere qui. 11 minuti sono volati via, saranno gli stessi 11 minuti che dedicheremo, che daremo agli altri candidati al sindaco di Roma. Però io una domanda di carattere nazionale gliela devo fare, non capita tutti i giorni di intervistare un esponente di 5 Stelle e lei mi perdonerà se approfitto. Ma questa storia della diaria, lei da che parte è? Per la rimborsabilità, a piedi lista, il resto lo restituisce? Beh, insomma... noi ci atteniamo a quello che avevamo promesso prima delle elezioni, la ringrazio per questa domanda perché mi dà modo di mettere in luce quella che è un'autentica rivoluzione che sta facendo il Movimento 5 Stelle, nel senso che abbiamo rinunciato al finanziamento pubblico ai partiti, 42 milioni di euro, richiesti gli altri partiti di fare altrettanto, hanno rinunciato, i parlamentari si sono ridotti l'indennità del 50%, sì. L'indennità di fine mandato. Sulla diaria c'è stata una discussione e si è alla fine deciso di rimborsare la diaria nei limiti delle spese documentate. Quindi loro prenderanno 2.700 euro più le spese documentate. Gli altri parlamentari prendono, incluso il senatore Marino, prendono 20.000 euro. Noi porteremo un risparmio di 100 milioni di euro. Se gli altri partiti facessero altrettanto, lo Stato si ritroverebbe qualche centinaio di milioni di euro in più, oltre che un bel modello e un bel esempio di politica. Grazie Marcello De Vito, candidato del Movimento 5 Stelle, grazie al sindaco di Roma, per essere stato qui con noi. In bocca al lupo per la sua avventura politica. Tra poco cosa vedrete? Bambini piccolissimi umiliati e picchiati all'asilo. Stiamo parlando del caso del San Romano, dove un'insegnante è coperta dalla dirigente, costringeva i piccoli a pulire la loro pipì e umiliava quelli con disagi psichici. Le due insegnanti sono state arrestate e si trovano attualmente agli arresti domiciliari, ma tra i genitori dei piccoli domina la rabbia, lo sconcerto e l'incredulità. Sentiremo le loro testimonianze dopo il telegiornale delle 9.30, dunque tra pochi minuti. Restate con noi. Tra poco ci sono.